vittoria sofferta, soffertissima, è il caso di dirlo, fino all'ultimo punto ce la godiamo, una vittoria che ci voleva. Avremmo certamente voluto festeggiare il Natale con 3 punti, ma ci teniamo stretti, strettissimi questi 2 punti. Assolutamente, assolutamente, perché intanto complimenti a Ravenna perché ha giocato un'ottima pallavolo, ma lo sta dimostrando dall'inizio del campionato. E poi era importante vincere, al di là del tie break. Io sono contentissimo, per me sono 2 punti guadagnati, ma devono essere per tutta la squadra, e penso che lo sia. E poi è il primo tie break dell'anno vinto, quindi ci tenevamo molto. È stata una bellissima partita, bellissimi scambi, e ce la portiamo a casa e siamo contenti. 2 squadre che hanno dimostrato di essere compatte, rognose, è venuta fuori anche poi quella che è il carattere di Milano in alcune frangenti. Mi viene da pensare al 22-24, 2 set point per Ravenna. Milano ha avuto la forza poi di svoltarla e di chiudere il set 26-24. Sì, siamo partiti, non dico che non ci aspettavamo una Ravenna così, perché lo sapevamo, l'abbiamo visto, l'abbiamo studiato bene, è dall'inizio dell'anno che loro giocano una gran bella pallavolo, difendono molto, però ci pesava all'inizio questa cosa. E poi è venuto fuori il nostro carattere, abbiamo giocato una partita punto a punto, tante difese, tanti break point, sul 24-22 siamo stati bravi a recuperare il set, e ripeto, una partita combattutissima, contento per i 2 punti. Adesso non c'è neanche il tempo di recuperare l'energia, perché poi il 30 si ritorna subito in campo contro Padova. Esatto, ci godiamo la serata e da domani inizieremo a pensare a Padova, che è un'altra squadra in forma, che gioca molto bene, lo sta dimostrando, e quindi sarà una trasferta molto difficile. Andiamola consapevoli di questa cosa e consapevoli che dobbiamo fare una grande partita per cercare di prendere un'altra vittoria.